Hola, eccoci col secondo video riguardante l'equipaggiamento questa volta della bicicletta. Scusate la location e i fiorellini, ma siamo in stanza d'hotel. E domani spediremo un po' di roba a casa, quindi c'è un po' di casino, non fateci caso. Vi faccio vedere soltanto quello che uso io, quello che ho usato io negli scorsi 7 mesi di viaggio dall'Italia fino a Samarcanda. Quindi cominciamo dalle borse. Borse impermeabili, capacità penso 20 litri, 20 litri l'una. Le mie fanno un po' schifo perché non possono stare in piedi avendo il fondo curvo. Comunque impermeabili. Hanno fatto il loro lavoro in qualche modo. Borsa frontale, quella da attaccare al manubrio. È questa qui. Semirigida, me l'hanno venduta come impermeabile, ma non lo è, quindi ogni volta che pioveva dovevo metterci un sacchetto della spesa. Poco pratica, direi. E normalissimo zaino, 22 litri di capacità. Questo sta sul portapacchi posteriore e anche in questo caso, quando piove, dovevo coprirlo con dei sacchi. Oppure dei sacchetti della spesa. Questi sono i tipi di sacchi che abbiamo cucito noi. Sono fatti con un materiale tecnico di scarto recuperato da un'azienda in cui lavoravo. In questi sacchi ci sta di tutto, sono impermeabili. Diciamo all'80%, perché se piove troppo, le cuciture che abbiamo fatto noi fanno passare un po' di acqua, però funzionano abbastanza bene. Tengono dentro i sacchi a pelo che tengo io sul portapacchi anteriore della bicicletta. Questo è l'aspetto che hanno i borsoni con i sacchi a pelo al loro interno. Se avete visto il video sulla bicicletta, sapete come li lego al portapacchi. È un'operazione un po' scomoda, però economica. Mi ha fatto risparmiare del denaro e non ho dovuto comprare dei borsoni impermeabili. Non lo rifarei, però ha funzionato a suo modo. Partiamo da sacco a pelo Decathlon. Temperatura 0 meno 5. Peso 1745 grammi, 1,7 kg, è abbastanza voluminoso e pesante. È costato 70 euro. Ha fatto il suo lavoro, sì. In pieno inverno, comunque, dovevo vestirmi con anche 2 paia di pantaloni, felpa, gilet, quando si andava sotto zero. Parlo di meno 3, meno 4, non tanto. Quindi, anche se c'è scritto meno 5, tiene fino là. Fate conto. Un 0 gradi massimo, secondo me. Poi, materassino del Decathlon. Il classico. Il mio, come tutte le cose che compro del Decathlon, sono difettate, quindi perde aria. E quindi ho passato metà del viaggio, più di metà del viaggio, a doverlo gonfiare 3 volte per notte per riuscire a dormire. Però, se non avessi avuto questo difetto, sarebbe stato un ottimo materassino. Che però è a rischio foratura perché è molto molto sottile, quindi a un certo punto del viaggio ho deciso di comprare anche il materassino in gomma piuma. Questo abbinato fanno un bel combo e comodo, leggero questo, il secondo molto leggero, anche quello gonfiabile è molto leggero, pesa infatti 600 grammi, che è molto bene, mentre l'altro mi sembra 400 grammi, comunque insieme è 1 kg e non è male, dai, un po' ingombrante, però non è male. Tenda del Decathlon. Classica tenda da 3 della Arpenaz, quella vecchia, costa 35 euro, pesa più di 3 kg, è bella grande, in due ci si sta bene, belli comodi, con anche delle borse dentro, quindi se avete roba che volete, che preferite non lasciare fuori, in una tenda da 3 ci sta molto bene. Se siete in due, ovviamente, se no, se siete da soli, va bene anche la tenda da 2. Però costa poco,
è comunque ventilata, impermeabile, sì, molto bene. A parte il fondo, che dopo un po' comincia a rovinarsi, quindi ci entra acqua da sotto quando piove troppo, però tutto sommato per il prezzo che ha è ottima. Unica pecca è un po' ingombrante e pesa, però se volete risparmiare, questo è quello a cui andate incontro. Poi passiamo direttamente a quello che c'è dentro le borse sulla bicicletta. Quindi non ho organizzato bene la cosa mostrarvi, quindi ve lo mostrerò un po' random, l'ho semplicemente disposto sul letto. Partiamo da quello che ho portato via io, che secondo me era fondamentale. Io tutto quello che vi mostrerò l'ho utilizzato sempre, sempre. Dopo dipende dalle stagioni. Noi siamo partiti a gennaio. Quindi faceva freddo, alcune cose dopo un po' si smettono di essere usate, però tutto quello che vedete adesso è quello che mi è servito, indispensabile. Altra roba l'ho mandata a casa nel tempo perché non serviva, non era necessaria al 100%, poteva essere sostituita, quindi partiamo. PC. Io il PC lo uso, monto questi video, quindi senza PC non avreste visto niente. Quindi per me è fondamentale. Pesa un sacco, pesa 2,5 kg e però per me è stato utile e indispensabile. Poi, power bank, utile fino a lì, perché io l'ho usato veramente poco, siccome ho un pannello solare, che è questo. È un piccolo pannello solare, si trova anche Lidl, per esempio, so che lo vendono, comunque se ne trovano tantissimi anche su Amazon. Quelli più piccoli costano intorno ai 30 euro. Questo l'ho pagato intorno ai 30 euro. Ha funzionato da Dio col mio telefono almeno. Per esempio, mentre con quello della Maggie ha funzionato poco, non si connetteva bene, quindi non lo so se consigliarvelo o no. Io l'ho usato tantissimo, cioè ogni volta che c'era un po' di sole attaccavo il telefono e il power bank l'avrò usato 4 volte in 7 mesi, quindi se li usate in combinazione non resterete mai senza batteria nel telefono o nei vostri dispositivi, perché potete caricare qualsiasi cosa. Io carico la GoPro, carico il telefono, carico il power bank, carico, cioè è veramente molto utile. Case della GoPro con caricabatterie, un po' di cavi, cuffie e quant'altro. L'attrezzatura elettronica è tutta qui dentro. Occhiali da sole e un paio di occhiali di scorta, perché io sono una talpa, quindi senza quelli niente da fare. Documenti, passaporto, portafoglio, torcia frontale indispensabile. Abbiamo anche un'altra torcia da campeggio, quelle da mettere sul tavolo, molto utile anche quella, è leggera, è piccola, ci sta. Pompetta per la bici, ne abbiamo due, ma ve ne mostro solo una. Bicchieri e posate in plastica, quelle in plastica fanno schifo, quindi se avete delle normalissime posate, e sicuramente le avete, portate quelle. Cucchiai e forchette vanno benissimi, vanno benissimo. Anche un coltello, se ce l'avete, noi ce l'abbiamo. Ed è questo qui, semplicissimo coltello, assolutamente indispensabile per tagliare il cibo o fare qualche piccolo lavoretto che può sempre servire. Poi abbiamo borsetta delle cose da bagno, qui ognuno sa cosa gli serve, comunque bisogna averla. Macchina fotografica, custodia della macchina fotografica. Passiamo a questo. Questo è il nostro bellissimo paravento costruito artigianalmente con le vaschette d'alluminio, quelle per gli alimenti. Quindi tre vaschette tagliate, appiattite e legate con dei quei ferretti per chiudere il pane, per chiudere i sacchetti, ecco. Funziona da Dio, funziona da Dio. Ed è leggerissimo e ci sta dentro la cartellina dei documenti, quindi è un'ottima idea. Se vi interessa, può essere uno spunto, io l'ho trovato fantastico. Ciabatte, scarpe da usare in inverno, sandali per l'estate. E sì, dopo un po' abbiamo smesso di utilizzare le scarpe, ovviamente con l'arrivo della bella stagione, però ci sta averle.
maglietta in cotone grosso, maniche corte, maglietta cotone grosso, maniche lunghe per dormire. Le usate sempre insieme durante tutto il periodo invernale, più la felpa, perché sono un tipo molto freddoloso, più uno o a volte anche il secondo paio di pantaloni della tuta, perché quando faceva freddo io avevo bisogno di stare, di ripararmi in questo modo. Quindi se non soffrite il freddo, buon per voi. Io ho preferito portare due paio di pantaloni e un sacco di felpe perché mi sono servite tutte. Io a volte ho usato tutte queste cose e anche il gilet, quindi per me ci sta. Maglia termica da utilizzare insieme al gilet molto spesso che ripara dal vento. In inverno ci sta, combinazione buona. C'è chi ha una giacchetta a vento leggera e può andare bene. Io mi trovo meglio così perché posso intercambiarli per altre situazioni. Posso usare solo il gilet o solo la maglia termica, quindi mi trovo bene. E sono abbastanza leggere, il gilet è molto leggero, occupano poco spazio e per me funzionano. Pantaloni pantaloni da bicicletta con fondello termici. Invernali, questi li ho usati sempre, quindi per tutto l'inverno io avevo addosso questi tutto il giorno, cioè mettete quelli e basta e andate in bici d'inverno, ci sta. Intimo, calzini, mutande, le quantità che vi servono. Magliette, inizialmente ne avevo tre. Poi sono rimasto con due magliette a maniche corte. La canottiera che vedete adesso, e poi per l'estate avevo, fino a ieri, perché l'ho buttata, si era disintegrata, una maglietta in cotone leggero a maniche lunghe, larga, che ripara dal sole, quindi niente crema solare e fa passare molta aria, quindi mi sono trovato benissimo con quella. E ci sta, ci sta. Quindi poca roba. Alla fine poi anche in inverno userete sempre una maglietta e ogni volta che c'è occasione andrete a lavarla e ad asciugarla contemporaneamente se siete in hotel. Quindi direi massimo due magliette sono sufficienti. Guanti invernali, io ho questi guanti da sci per andare in bicicletta, poco pratici, però riparano dal vento e questo per me è sufficiente. Giacca da snowboard, un po' ingombrante, però quando piove o nevica in inverno avete solo quella addosso, tiene caldo, è traspirante ed è impermeabile, quindi per me è una soluzione importante, altrimenti pedalare con un piumino addosso e un K-Way la vedo un po' più scomoda. Funziona. Asciugamano in microfibra e asciugamano in cotone piccolino che vanno bene. Per il campeggio proprio per cucinare il cibo abbiamo bruciatore. Questo è un bel bruciatore. Funziona a con le bombole di gas, con l'attacco normale, perché noi abbiamo due tipi di soluzioni per cucinare: o utilizziamo il gas con il bruciatore, oppure utilizziamo la trangia ad alcol, che è questa. Adesso vi mostro anche cos'è, se non sapete cos'è una trangia. È un attrezzo molto interessante perché È leggerissimo ed è a spazio ottimizzato, quindi avete una pentola antiaderente. che personalmente non ho mai pulito se non con un tovagliolo, quindi non saprei pulirla. Poi abbiamo spugna, pinza che serve per prendere le varie padelle che adesso vi mostro. E qui ci sono due pentole in alluminio. La trangia, adesso ve la mostro un po' in fretta perché sto usando la mano sola, quindi va assemblata così, girate il petto sotto, qua sopra ci si incastra questo e qui potete cucinare. E questo è il bruciatore. All'interno del bruciatore della trangia
ci va l'alcol denaturato, quello rosa per capirci, niente benzina, niente diesel, niente altri combustibili. Questa funziona bene con l'alcol perché altrimenti si sporca e sporcate le pentole. Quindi è molto bella, è molto bella. Mettete qua dentro il bruciatore, lo accendete con un accendino. E una volta che è andato, che ha iniziato a evaporare e a bruciare bene, potete cucinare qualsiasi cosa. È antivento, è veramente, secondo me, è una bomba se avete disponibilità di alcol. Noi, dopo la Grecia, non abbiamo più trovato alcol, quindi niente in Turchia, niente in Georgia, niente in Armenia, niente in Kazakistan, niente in Uzbekistan, quindi siamo dovuti andare avanti con il gas. Però in Italia o nei paesi europei, secondo me, è una soluzione fantastica per cucinare. Quindi, questo è tutto ciò che io mi porto dietro in 7 mesi di viaggio in bicicletta attraverso Italia, Grecia, Turchia, avevo già detto, fino in Uzbekistan. Siamo partiti a gennaio, quindi faceva freddo e siamo arrivati in deserto con 45 gradi. E tutto quello che vedete è stato utilizzato parecchio, quindi secondo me è indispensabile tutta questa roba. Poi potete ottimizzare gli spazi comprando della roba più tecnica, però ci siamo. Tutti i vestiti stavano in una borsa, fatta eccezione per il giaccone da snowboard che stava in quell'altra borsa, insieme alle robe tecnologiche, elettroniche. Il computer stava in un'altra borsa insieme alla trangia. Quindi non è il top per quanto riguarda aerodinamicità, però io mi sono trovato abbastanza bene. Mi sono trovato abbastanza bene. Se dovessi lasciare a casa qualcosa, la prossima volta lascerei a casa il computer e piuttosto magari porterei via, per un viaggio più breve, delle schede di memoria per accumulare i video e non doverli fare man mano e farli tutti quanti quando torno, perché il computer è parecchio pesante, ingombrante, quindi lo scarterei. La trangia funziona abbastanza bene, però fuori dall'Italia mi sono trovato male. E anche lì gas ci sta, o ancora meglio se avete un bruciatore dell'MSR, quelli che vanno a benzina, in quel caso siete a posto, messo alternato ad un bruciatore per il gas, che tanto occupa poco spazio ed è leggero, secondo me andate dappertutto, non c'è nessun problema. Per quanto riguarda il resto, è tutto quanto per me indispensabile. Quindi questo è quello che porto via io. Ah, già, la tenda. Avrei volentieri investito più denaro in una tenda leggera e meno ingombrante. Quella è una pecca, però si può fare. Si può viaggiare 7 mesi e ancora, ancora è buona se viene trattata bene. Si può viaggiare anche così, quindi non serve essere i top dei ricercatori, i top dei professionisti per intraprendere un viaggio così. Si può fare anche con le cose fatte a mano, fatte sì, da soli, stringendo un po' i denti, tirando la cinghia per quanto riguarda il denaro. Si può fare, però ovviamente se volete investire qualche soldo in più, vi va a semplificare la vita a lungo termine. Quindi io, se dovessi rifare un altro viaggio, investirei qualcosina per migliorare l'equipaggiamento, sempre terrei queste cose, ma andrei a migliorare tende, tutto ciò che può essere ridotto di peso o di volume. Questo è quanto. Per me questi sono i consigli. Poi ovviamente ognuno deve fare le sue scelte. Per quanto riguarda il cibo, avevamo uno zaino a parte, ma lo teneva Maggie, io tenevo il suo sacco a pelo, lei teneva il cibo, quindi lo spazio che si va ad occupare è sempre quello più o meno. E questo è quanto, questo è quanto. Se non l'avete visto, in descrizione vi lascio il link al video in cui vi mostro la mia bicicletta che mi ha portato da Treviso, tutta l'Italia, fino a Samarcanda poi, più di 10.000 km, e con una bici, quella che avevo, cioè non sono andato a comprarla nuova apposta, è una bici adattata, quindi vi faccio vedere come sono riuscito con una bici normale, da meno di 500 euro, ad arrivare a Samarcanda. Abbastanza bene, abbastanza bene. Poi i problemi ci sono stati, ma ci sarebbero stati comunque. Detto questo, se il video vi è piaciuto, condividete, lasciate un like e in descrizione trovate il link al nostro libro. Potete
potete darci un'occhiata per supportarci nella nostra avventura che adesso continuerà in modo differente perché spediamo le bici in Italia e ce ne andiamo in giro a piedi, destinazione India, e là ce ne saranno delle belle.